Potrebbe essere. Ok, raga, sono costretto a dare. Ma anche perché, tipo, io un altro video che non ho mai visto di Progetto Happiness è questo. Cioè, io, tipo, non ho mai visto il progetto dentro la foresta amazzonica. Con L'ho lui in visto, thumbnail guarda. col cazzo di fuori. Cioè, L'ho visto, quindi. vabbè, però quello è un bel video. Non visti, eh? Sono costretto a ricordare, ragazzi, a ricordarvi che questo video contiene immagini forti e se vi fanno effetto, meglio di no. Pro Ah, Silenzio, ma fa Ricci, voodoo dentro grazie. la religione più misteriosa al mondo, Blau Job. Ardo, Questa è la prima non cosa a è. cui avete pensato. Pro Silenzio, grazie, Ricci, grazie, E raga. vi Benvenuti a assicuro tutti, che l'ho GG, imparato sulla grazie mia pelle. Mettetevi comodi, perché oggi vi racconterò tutto. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: succhiare girare il una marea di mondo per cazzi, incontrare i ovviamente. personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda. Cos'è per te? Alezzano, perché dovresti usare Google Chrome in realtà. Benvenuti nel progetto Happiness. Da internet direttamente per fare le cose Per fatte comprendere il bene. voodoo dobbiamo fare qualche passo indietro nella storia. Andiamo dal derby di Milano, dove Romelu Lukaku verrà preso in giro per questa cosa da Zlatan Ibrahimovic. Nasce nella zona dell'Africa occidentale, così tanto tempo fa che nessuno sa esattamente quando, ma gli storici affermano che sia Benin è una delle manco troppo religioni più malin. antiche al mondo. È una religione monoteista che venera un dio creatore supremo, considerato però troppo remoto per Fighi, raggiungerlo grazie direttamente. I fedeli quindi venerano centinaia di spiriti intermedi che risiedono negli animali, nelle piante e in amuleti. Credono inoltre che il mondo dei vivi e quello dei morti coesistano fianco a Cabasso. fianco e vi si possa accedere attraverso riti e cerimonie. Tra la metà Ma ragazzi, ma sta mangiando la testa di un cervo? Sì. Del 600 e la metà Ma voglio dell'800, dire. circa 12 milioni di africani furono deportati in America come schiavi. Ammassati sulle navi negriere, furono spogliati di tutti i loro averi, eccetto quello che avevano nel loro cuore e nella loro testa, la religione. E fu proprio così che il voodoo si diffuse anche in America, soprattutto ad Haiti e Cuba, prendendo il nome di Santeria. Però Oggi non il ti voodoo posso è guardare a te, Marzo, ti devi levare la un'etica no, che levo la conta capo più del di maestro, 60 sennò milioni c'è di credenti continuo. nel mondo. Ma a causa dei Che film di vuoi? Hollywood, No, molti di noi non... pensano erroneamente sia solo stregoneria o magia nera acquistata alla larga. Ok, ci Per siamo. questo motivo ho deciso di andare nella culla del voodoo per scoprire la verità su questa affascinante ma misteriosa religione. Pensa che coglioni questi pezzi di merda. Cioè, questi qua hanno deciso di venerare un dio che però non possono raggiungere in nessun modo. E l'unico modo per raggiungerlo è stirare gli animali. Cioè, ma scusate, ma non c'è bisogno di inventarsi tutta sta cosa. Già hanno inventato la caccia anni e anni or sono. Cioè, basta, fai il cacciatore e basta se c'hai voglia di Chissà stirare che gli animali. cazzo di situazioni, Zio boh. porco. Weed for speed, fighi, bentornati, Gigi, grazie per i bittini. Cotone! Cotonou! Augusta, dietro c'è Giosuè che sta dormendo. Sono alle Stavolta non 5 è del mattino. tradotto, quindi parleranno Stamattina inglese, stavo in penso, a un certo punta. È punto. vero, Calix, grazie per i sei. Per andare a Gambì, al porto di Gambì, e prendere una piroga per incontrare il cerimoniere del Comunque è voodoo. tutubi, ragazzi. Inizierà alla Cioè. religione del voodoo e da oggi io sarò protetto per sempre da tutti gli spiriti del voodoo. Grizzly, grazie per il Prime. Frate, tu entri in sto villaggio, la prima cosa che ti becchi è un creeper. Poi ti giri, frate, ti becchi Pocio che ti prova ad ammazzare con l'ulti. Una roba allucinante. Lascia perdere, un Che casino. clamoroso. Sì, no, terribile. Alex, grazie per le altre 10 giftate. A brutto pazzo. Benvenuti a tutti, benvenuti. Grazie, amore, benvenuti a tutti. FPS. Grazie a un confetto a mon ami, a mon ami Ma Joseph. non ci voglio credere, è il video del vostro caro Dexter con Ronaldo. Pazzesco. Sa cosa a mon ami je dois Cioè, questo porter si le sono messo tilleul. l'abito tradizionale per entrare nel tempio del voodoo. Ma che è un abito di questo è Bershka. Per tutta la vita tu sarai protetto fino alla morte. Se qualcuno penserà di farti del male, gli si ritorcerà contro. È ancora notte fonda, Scara, Super, consegniamo Anda, sulla piroga e bentornati. lasciamo il molo. Io ho sonno perché ieri notte non sono riuscito a dormire dall'emozione. Addosso ho quello strano presentimento di essermi messo in un'avventura più grossa di me. Questo sono io quando Ma in attacco la fondo stream. amo questa sensazione. Il viaggio per raggiungere il sacerdote sarà molto lungo, ma ci fermeremo a mangiare qualcosa al mercato galleggiante di Gambì, dove le donne preparano la colazione ai pescatori prima che inizino la loro giornata di lavoro. Adesso Gustan sta comprando del cibo
mi vuole far assaggiare la colazione tipica dei pescatori di Gambì. Ci te danza? Guarda, oh, allucina. Ma ragazzi, ma cosa? Ma toro, porco dio, è Shaquille O'Neal. Ma è uguale. Guarda, dimmi che qui non è uguale al meme dove mangia l'aletta di pollo infuocata. Dai, porco dio. Così. No, è sono stato gancato. È ugualissimo. No, ma ma basta, cioè è arrivato a st'ora. Perché ho messo le gambe stese, quindi ha detto ok, io posso salire. Guarda che ciola, guarda Beerus, guarda come si è messo tutto. Alza, più elegante del solito stasera. Allora raga, qui vediamo una roba allucinante. Che bella questa immagine, non pensavo l'avrebbe messa, pensavo fosse protetta da copyright. Questo è il momento in cui in semifinale dei mondiali Fellaini e Lukaku vanno a vedere lo schema per provare a distruggere la difesa dell'Argentina. Spoiler, non ce la faranno alla fine, una roba assurda. Maso, Zevo, Alex, Luca, bentornati. Che vai a essere? Freddy, grazie per le 5 sub giftate, amo. Thank you. E se tu vuoi ti dono ancora le banane frittissimo. A 7000 giornaliere, ragazzi, facciamo record di sempre, eh? Era tipo 6009, avevamo fatto poco tempo fa. Appena fatta, ecco, mettiamola così. Però questa è la colazione che fanno i pescatori ogni mattina prima di andare a pescare. Quindi si trovano tutti qui e mangiano tutti insieme. E Augustin sta facendo la sua colazione. Sono solo le donne. Mia madre mi diceva che si mangiava le bananine così piccole. Poi ci sono le banane di Madeira pure. Comprano e vanno via. E continuano a pescare. È una scena bellissima perché tutte le donne sono illuminate soltanto da delle piccole lanterne e gli illuminano il viso. È stupendo. Sì, ma che cazzo mo dice mentre me ciancica le orecchie? Raga, comunque lì sta per succedere un incidente. Papo, grafico 25, non è la Calabria, raga. In che senso sta per succedere un incidente? Guarda mentre stavano a passare che canoe là. Ah, c'è sta. Piroga per assaggiare la seconda per partire... colazione. Mamma, sembra identica a quella di prima. Non è male, è tutto frittissimo, però queste mi ricordano le crespelle di San Giuseppe che mi faceva mia nonna per il mio massimo. Ma è buono. Ma ammazza, le crespelle buone. Venezia. Quest'anno mi voglia impressionare facendomi assaggiare tutti i tipi di colazione che vendono. O forse gli è semplicemente venuto e la più c'ha il motore. Detto che stamattina offro io. In ogni caso io ci sto provando ad assaggiare tutto, ma soffro la barca e ho paura di vomitare davanti a tutti. Ragazzi, ma questo, porco dio, questo è riso e stronzo. Cioè, frate, ma che è? No. È stronzo! No, questo non me lo mangerei. Fofo, Salvatore, Maso, Matteo, bentornato. Oui, on mange beaucoup dans la matin, ça va nous permettre. Che cos'è? È stufato, tipo. Ovvio pour travail quoi. Non credo sia stata una buona idea. Io ho detto che è piccante e gli metto per me no, tu che sei bianco sì, per me no. E grazie. Ma come se lo mangia Gilles? Chiaramente non poteva mancare un caffettino, bello ristretto. Oh, tremo! Questa sia la quinta colazione che fa? Si fa il nostro amico. È la puccia! Oh, Dio, cavolo, che buono! Dai, vanno te come te con quella! Dolcissimo. E c'è latte condensato a bomba. Ed è una tisana, praticamente tisana di erbe con latte condensato. Mamma, che schifo! Caffè. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che stia comprando lo spazzolino. Sa se pour les dents? Oui, ça c'est le matin, c'est ça nous on prend pour la vedere. Usiamo noi per lavarci i denti la mattina. Il mio dentista non sarebbe molto felice. È che masticandolo ti rimangono tutti credo. I pezzettini di... Dai, pezzi di legno in mezzo ai denti, porco di Dio, che fastidio. Quando mi mangio un popcorn e mi rimane incastrato bestemmio per almeno 6 ore. Ma porco di Dio, ma come fai? Però c'hanno i denti bianchissimi. Ma è il contrasto quello però. No. Proprio bianchi i denti. Drogo, bentornato, Fofo, grazie per i sub. Boh, Marzo, secondo me non è probabilmente... Okay, è vero!
E mentre ci spazzoliamo i denti, Agostan ferma dal nulla un suo amico sarto perché vuole regalarmi un abito tradizionale bimese per celebrare questo grande giorno. Non so assolutamente cosa stia succedendo, ma Agostan ha deciso di fermare un sarto in mezzo al mercato per farmi un bomba, che è l'abito tradizionale Royal Bock. Credo che io lo debba, pardon. Ah, raga, non ci voglio credere, Dumfries se c'è sta qua, guardalo. Credo che io lo debba mettere il vestito subito. Gli sta facendo, mi stanno guardando tutti. E c'è tantissima barba, ma non è buffo. Sono l'unico occidentale qui, cioè, grazie, veramente ho tutti gli occhi puntati addosso. Chiedevo come mai. Tranef. Tramo. Tramo. Ti addosso. Scusa, dimmi entro mo Marzo. Tramo. Tranef. Nicolo, dico caio. Sicuro che sbagliano qualche misura perché si stanno passando i numeri tra tre. Nicolo, dico caio. Sicuro che sbagliano qualche misura perché si stanno passando i numeri tra tre persone. Cioè lui lo dice a uno, l'altro lo dice all'altro e l'altro lo scrive. Me por qua il accepté delle ferre. Il sacerdote ha accettato di fare il voodoo a un bianco, un occidentale, è una cosa buona? Il voodoo è per proteggere tutti quanti, se sei bianco, americano, europeo, africano. Ok. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Même si je suis. Anche se sono cristiano, musulmano. Y a les chrétiens. Cristiani, cattolici, musulmani che vengono da noi. Les musulmans viennent chez lui. I cristiani vengono la notte, non vogliono che si sappia che sono venuti. Vabbè, che è una roba dei cristiani, perché tipo anche i preti non si sa che non vogliono che si sappia che sono venuti. Sempre di notte. Sì. Sdrogo, grazie per 26, bentornata. Madonna, che cane, ragazzi. Pandale di voodoo. Voodoo. Ti piace questa? Non pensavi che la sapessi? E mentre parlo con Augustin, ci si è ferma totem, ma sacerdote voodoo che condurrà la mia cerimonia. On va aller au marché. Andremo al mercato per comprare quello che utilizzeremo nella foresta. Dice che al ritorno andremo da lui, si cambierà. Con tutti gli altri incominceremo a festeggiare e ballare prima di andare nella foresta sacra. Non così, Simo. Un immortale, l'uomo, levati. E lì ti inizieremo al voodoo. Merci. Però porco Dio, muovite. Ti chiede se riuscirai ad adattarti al voodoo. J'espère. Lo spero. Dice andiamo al mercato e torniamo. Sì. Cioè, quindi la loro religione è allucinante, pazzesca, sgravata. Parte come io quando mi voglio fare un bel pezzo di carne. Allora boh, vado da al Carrefour e mi fermo a piana, boh, una lonza di maiale. Cioè, è pazzesca sta roba. Cioè, capito? Tipo, Bruno Barbieri ti vuole fare carbonara, allora potenzialmente potrebbe sta a fare gli stessi gesti per andarti a fare un rito voodoo. Voodoo mi ha appena Bruno Barbieri, sono se pronto. Non lo ricordo male, fai trimoni, pu. Se sono pronto a essere protetto per sempre dagli spiriti del voodoo. Spero di sì. E lui chiamerà gli spiriti che penserà siano corretti per me, essere in linea col mio spirito, a proteggermi per sempre. E Augustin mi ha spiegato che il voodoo non protegge solo te, però protegge tutte le persone attorno a te. Ma su questo ci sono dei pareri molto contrastanti. Noi occidentali lo vediamo sempre come un rituale negativo, come una religione che chiami gli spiriti negativi per far male a qualche altra persona. In realtà non è assolutamente così. Chi crede nel voodoo, che è in sé una religione vera e propria, come il cristianesimo, come l'islam, come qualsiasi altra religione, crede che non possa far del male a un'altra persona, perché sennò gli si ritorcerebbe contro, e quindi ognuno di loro è attento a far soltanto del bene. Ma chi crede nel voodoo? E che visione ha della felicità? Vediamo se lo scopriamo oggi. Però attenzione, perché il voodoo, io so che il voodoo viene praticato a livello familiare a tutti quanti, perché qual è la cosa? Perché se tu invece, cioè ci sono delle punizioni severe se scoprono che tipo il capo famiglia o un familiare ha fatto una pratica voodoo senza farlo a tutto il nucleo familiare, perché sennò si vede, è come se tu stessi augurando la morte agli altri, perché tu, coprendoti dallo spirito cattivo, generi una forza nei confronti di chi ti sta vicino. Cioè è come se lo lanci un dislivello da... esatto, lo lanci agli altri, cioè domani bevitelo altri... tu il vino, dai. Rendi gli altri più facili da colpire.
Quindi è tipo, diventa una mafia, una certa, perché ok, vuoi il voodoo, allora tu, lo devono fare tutti. Cioè, dobbiamo piacere tuo figlio e lo dobbiamo immergere, porco Dio, nel sangue e nell'anatra. E comunque può essere strana come roba, anche perché ricordiamo che nei primi anni della vita si creano, come dire, i primi traumi. A meno che non hai un padre che non si interessa a niente della tua vita e del tuo lavoro, allora si possono creare anche a 15 anni. Kamikaze, Tortuga, Nikis, Mandarino, bentornati. Alex, grazie per le altre 10 sabbette giftate. Benvenuti a tutti quanti. Thank you. Ma tu lo sai che sei un cane da bruciare, papà? Dopo di me, Dennis la minaccia, insomma. Raga, il video sta iniziando a decollare, mo dopo che fanno la spesa, Pepiera nella foresta sacra diventerà disgustosa. Ah, la spesa è pure via. Fa 30 anni, la prima c'è son papà. Son papà, il te, un chef de voodoo. Oui. Donc, il è sul trono di son papà. Oh, wow. Son papà, il è già morto, ma non ne dit pas jamais che il re è morto. Tu vai dire che il re è morto. Che è? È ghiaccio? Ah no, è acqua. Eh no, è qui, frate, vedi. Queste sono le bottigliette d'acqua in Africa. Vedi, anzi, a distanza di un anno, guarda che sarto che ha fatto. Da beve l'acqua in Africa così a sponsorizzare davanti ai poveri e i rap. Pazzesco. E infatti un saluto a Giuseppe che ce l'ha fatta. Chad, Chaotic, Niki, Stortuga, bentornati da me. E sa di plastica, completamente. Poi ti ciucci tutto lo sporco che c'è fuori. Quella è la zinna di Nicki Minaj. Camminando verso il fetish market, noto una donna che tiene legata al ventre due statuette. Pensando fossero le famose bamboline voodoo, chiedo spiegazione a Gostan. Ma in realtà scopro che hanno un significato diverso. Usava. Ma sono già morti. Ma i due gade, sa questa è la fessa, ci può gadere le jumeaux. Erano i suoi figli, due gemelli che purtroppo ha perso, ma che nel voodoo deve continuare a curare come se quelle due statuette fossero in vita per mantenere vivo il loro spirito. Oh, il mercato del fetish! Ci si va subito, ma che stanno scherzando? Sono praticamente i primi ad arrivare al mercato che ha appena aperto. Adesso stiamo entrando nella prima bancarella, credo, grazie, stiamo entrando bentornato. Le prime cose. Ok, che se vanno a comprare? Fammi vedere. Uova? Queste sono uova di guaglia? Se qua sa? È la polvere. Te comunque c'hanno un controllo e un bilanciamento del corpo che è messo in confronto un segone. Cioè se portano orcoso in testa con una facilità insana. Sì, quello sì, quello sì. Provvedete proteina, bentornato. Non lo so tradurre, ma metteremo i sottotitoli. Questi praticamente sono i mercati dove gli stregoni del voodoo vengono a comprare tutti gli ingredienti per fare le cerimonie. Questo è Maracanà. Sono curiosi. Ma non ci credo, c'è ostaggio del mare porta nove stasera. È un profumo. Guarda, lo apre. Questa sera c'è il delirio al Maracanà. Sa di... E finisce. Sta scegliendo la gallina per la cerimonia e credo sia il sacrificio che ha scelto per me. La cosa buona è che non verrà ucciso. Questo mercato è la loro farmacia. Qui si possono trovare gli ingredienti per curare il corpo e la mente. Emanuele Pilot, bentornati. Mentre se bisogna curare lo spirito, il sacerdote sceglie a seconda del problema la carcassa di un particolare animale e tritandola ottiene una polvere da usare nelle cerimonie. Sei qua? Le fai di tragionella? O fai le medicamenti? Ma sei fai pugliere le malattie? Io porco, a moderazione di Peppa Pig stasera, E ma continua a mangiare? Porca miseria. Sono rane secche. Niente, praticamente rane secche. La cioccorana. Che il santone mi ha detto che sono per... Cioè, capito, frate? Cioè, ci sta pure il santone dello svapo lì nel video. È una roba pazzesca. Il santone della rana. Cioè, allucinante. La fortuna, per preparare la fortuna. C'è una puzza di animale putrefatto che non veramente grazie, non riesco a descrivere. Pensavo ci fosse l'odore di fragole. Immaginare, perché tutti questi sono animali morti, tutti questi sono rane morte. Snack croccante. Lucertole. Camaleonti. Refreshing. È un boa. È un boa. Porco Dio. Ci tieni a farmi toccare tutto.
Questi è pieno di insetti, pieno zeppo di insetti e puzza da morire. Merci. Oh, c'ha un macete in mano. Che cavolo di situazione, c'è una puzza pazzesca di animale putrefatto. Quello era il fight. Via suo, gli è entrato Melì. Delle teste di cane. Tanti, ce ne saranno almeno una decina di teste di cane che il santone mi ha detto che sono una protezione. Fortunatamente non le useremo noi nella nostra cerimonia. Così finisce qua, Gogliona di Gaila. No, amore. E mi assicura che tutti gli animali che vedo sono morti naturalmente. Una testa di cavallo. Ragazzi, ma quello è un cavallo, porco di Dio. Sì, c'è un po' di tutto. Ragazzi, ma c'è un coccodrillo. Non ci credo. Però hanno spiegato che non li uccidono. Cioè, sono cadaveri che trovano questi. Sono morti, sì, questi sono tutti i cadaveri che trovano di animali morti naturalmente. Sì, vabbè, frate, ho capito. Cioè, questo... alcuni li uccidono. Sì, ho capito, ma è il pischello base che ti dice: sì, sì, frate, questa è roba buona. E poi ti sta a vendere il copertone dalla macchina. Cioè. Cavallo. Che in realtà il cavallo ha il potere. Come vorrei vedere quello della che forza, della forza del... fa, ma il re stream oggi. Le ossa del cavallo vengono usate. guarda, signorina. Sforzo fisico. No, devi streamare, non devi rompere i coglioni. Ma pensa che al primo piano loro non c'hanno i letti. Io ho visto, io ho guardato dentro la casa. Per uno straniero come me è molto difficile capire il valore degli ingredienti che vengono venduti in questo mercato. Perché spesso sono animali da sacrificare o carcasse di animali morti. Ah, è un cane, è vero. Ogni sacrificio, ogni rituale estremamente ponderato è necessario per aiutare lo spirito dei fedeli. Will the palm. Will the palm. Ma mi puoi dare un bacino, papà, dai. Oh, vedi che rituale voodoo, potevo fare pure noi a casa, raga. Le devo portare io perché il rituale è per me, quindi nessun altro può portare le borse con gli ingredienti. Ah. No, frate, te stanno a crepare, è solo perché pesano troppo. Niente, non ne voglio portare. Per il rituale, io credo, per pulirmi, per purificarmi, perché questo sarà un rituale di purificazione e di protezione. E quindi adesso sta scegliendo delle tele. Vabbè, andiamo a vedere. Chaque voodoo. Ogni voodoo ha il suo tessuto. Questo è per eliminare la negatività. Il rosso, sì, il rosso, capito? Ci sta come roba, effettivamente. E sta, se è un voodoo bianco, è per la felicità. Dopo due anni, 2-0. Questa è una cosa che nel voodoo serve per la protezione. Con le borse piene degli ingredienti. Comunque, frate, è quello che gli fa il voodoo, palesemente tipo te pull-appa sotto casa col macete. Cioè, se vede. Arto sei merdi, il suo porco, c'ha due gambe giganti. Continua a muoversi nel sacchetto. Sara, bentornata. Valerio, Simone, bentornata. E il mio ormai fedele compagno di avventure, Augustin. Merci, Quando uno è del posto sento insetti dappertutto, le mani appiccicose perché ho toccato animali morti, lucertole. Porra. Vediamo quando mi lavo le mani. Sulla barca che ci sta portando al villaggio dello sciamano, i ragazzi incominciano a descrivermi ogni dettaglio del rito e sono belli emozionati perché convinti che la mia vita cambierà. Chissà se è vero. Io però sono agitatissimo perché inizio a sentire su di me il peso di una tradizione millenaria. Però frate, questi gli hanno fatto il voodoo un anno fa e stranamente boom. È vivo. È vivo, macina visualizzazioni, gli fa bene la vita. Ma può essere semplicemente perché magari ha lavorato bene. Frate, sta tutto invoodooato, Però io volevo fare il voodoo dopo sto video. Tu devi iniziare a pippa. Già faccio. No, ragazzi, ma non è il voodoo. Sara Osa, bentornati. Scara, grazie per i beat e grazie per le 5 sabette giftate. Madonna, cane. Andiamo a casa del chef fetish. Ecco come si chiama. Come si sa per le come si chiama il sacerdote? Ciao Chu. Ciao Chu. Ciao Chu. Come ni? Ciao Chu. Il cugino. Urma. Immaginate se tipo non aveva capito che tipo il rituale va nella foresta sacra e trova tre troie. E tipo le deve sgozzare. Cioè là che fai? Cioè secondo me per forza dei video le devi uccidere. Credo che tutte queste persone faranno parte della cerimonia. Mugna, bentornato. Osa, grazie per i 23. Per accogliermi al villaggio si sono riuniti tutti i saggi e gli anziani della tribù. On va commencer pour
pour aprire l'esprit, va descendre. C'est dit quand Dieu appelle. Raga, ma che collo c'ha questo? Porco sì, Dio, sì. Ma è enorme! L'esprit, ha c'è maglia d'esprit avec eux ici. Oh, c'è sta pure coso, guarda, è uguale! È il giocatore da Lazio, come si chiamava, non so. Caicedo. Chi è? No, è Minala. Minala, frate. Non ci credo. Come si può aprire? C'ha 18 anni. O come si può chanter? Avant vous rentrer dans la pirogue, ensemble, pour aller les forêts. Ok. Appelle le folle a un previo. Il ritiro estivo dell'Udinese, sei un imbecille. Ragazzi, questo è quando proviamo dal karaoke a fare la canzone in quattro. No, bro, la fanno estremamente meglio loro. Porca puttana. Fatto un sacco di cose. Ora sì, sento dentro di me le vibrazioni dei loro canti. Come se mi stessero invitando a entrare in una dimensione sacra e ancestrale. Ah, raga, questa è la curva nord da Lazio quando deve fare coro, la stessa cosa. Oh, che figo! Piace questo suono. È bellissimo, eh? Sembra quando tagli un messaggio su WhatsApp. Vibing. Pazzesco, raga. Gioca bonito il Brasile in pullman. Quella che può sembrare una grande festa in realtà è un'invocazione. Tutti gli anziani del villaggio stanno che ballando e cantando per richiamare l'attenzione degli spiriti su di me durante la cerimonia. Nemmeno i tamburi sono casuali. Il loro ritmo ipnotico aiuta i fedeli a separarsi dal corpo fisico con lo scopo di essere posseduti temporaneamente dagli spiriti. E nel voodoo, essere posseduti da uno spirito è il più grande onore e desiderio di un fedele. Sei il prescelto. Ma questo è questo sta a fare la stream di Rubino Arcosa, Samsara. Ma che? Dopo Grand Prix 33. Vedi la Faleao. Porco Dio, questo è un casa. Arrivati nella foresta sacra, mi viene chiesto di togliere le scarpe per rispetto del luogo in cui mi trovo. È proprio qui che 4 secoli fa l'allora re del Benin nascose i poteri del voodoo per proteggerli dagli invasori cristiani in cerca di schiavi. Detto che adesso mi iniziamo. Porco Dio, mi zio e zibù e sta tutto tritato, guardalo. Porca cerimonia troia. E mi deve lavare. Ma che c'ha a mano? Il cellulare. Pare. Scusa. Spero non davanti a tutti. La cerimonia tutta stra. Mi vergogno. Mi sa che quello è il gallo che è stato scelto per la cerimonia. Ale, grazie per il dittamo. Non lo puoi dire, Scotty, Eric, bentornati. Ma si vede proprio che lo squarciano, fratello. No. Sarà un rito di purificazione e protezione. Ogni azione, ogni gesto, ogni oggetto usato dal sacerdote ha un forte simbolismo. Se stanno a fa' belotti, se stanno a fa'. Tutto qui è vodka quella. Questo serve per creare il collegamento tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Dentro il vaso ci sono varie foglie. Quindi quello sarà l'infuso. E nella a loro fanno tutto, poi arriva il capo, ti dice a strombale e finisce. Metti per notaio. Attraverso il suo corpo il sacerdote sta chiamando Evioso, lo spirito del tuono. Wingardium mi sta chiamando. Sì, sì, sì. Chi sa? Evioso.
sta a fare? Oh. È piena castagna, mi pare. Lo devo mangiare? Sì. Questi semi amarissimi servono per predire se ciò che il sacerdote ha chiesto si avvererà. In caso positivo, dovrò mangiarli per suggellare la richiesta. La panza che è vita del merda. Ragazzi, ho capito che cazzo di cosa è. Perché gliel'hanno fatto adesso in Ghana a Sofia. Me l'ha detto, gli hanno fatto questa roba. Anzi, questa roba di norma qui gli è andata di lusso, che gli ha fatto, che si stanno facendo gli sciottini con i bicchieri di vetro. Di norma usano un bicchiere tipo unico per tutti e se lo girano a stecca, se lo girano e il bicchiere puzza di ano. Qui addirittura, cioè qui frate, stai non lo so, stai a Loch Ness, stai in qualche discoteca di Milano se ti fai lo sciottino per il rito voodoo col bicchierino, eh. Eh beh sì. Zio porco, questo è delusso, gli è andato a Giuseppe. Giuseppe, c'hai avuto fortuna, c'hai avuto. Neme, Grego, bentornati. Scotty, Eric, bentornati. Quello che il sacerdote sta sputando sul vaso è una sorta di gin, che serve per ubriacare lo spirito e renderlo più forte. Ogni volta che il sacerdote farà una richiesta dei vedo ubriacano, potete fare tutto incredibile. Ma guarda, Gianmarco è uguale, eh. Mi vedi addosso. L'alcol in realtà serve per inibire la razionalità ed entrare davvero nella cerimonia. E fate credere tutto. Certo, è certo. Logic. Oh. Eccola. No, non so, non lo voglio far vedere in stream. No, non lo vorrei vedere proprio. L'hai skippato? Sì, perché mi cago addosso di ste cose. Ne avevo schermo, Marzo. No, sì, Fatto. No bro, no. Tu sei che, che roba. Porco Dio. Ragazzi, li sega il collo. Scusa, e non gli hanno bloccato questo video su YouTube? Eh? No, perché sono animali, tipo caccia, capito? Ma quella ha detto, ma l'animale non l'ammazzano, sì. Ma qua. Ma qua. E va, c'è quello che amo. Tu dois faire trois fois. Allez-y encore. Ça fait trois fois. Ho capito, ma tu dove, fino a dove hai skippato, Manux, scusa? Fino a qui. Cioè, poi non si questo l'ho visto. Ok, quindi da qui posso rimettere. Posso rimettere anch'io? Sì. Allora, regà, vi dico quello che abbiamo visto, che non, proprio non è meglio così. Cioè, a parte, però è terribile. Cioè, praticamente... L'ha cartocciato. L'ha cartocciato. E ha fatto a pallone. Gli ha tagliato la gola, ma in maniera tale che l'animale non muoia. Così che ha cominciato a colare sangue, ha preso il collo che colava sangue, ha cominciato a sbatterlo, cioè a strusciarlo sulla ciotola. Sul vaso. Sul vaso, per macchiarlo del sangue del coso, del pollo. E il pollo tuttora è vivo e adesso gli deve fare tipo una rianimazione per tre volte. Sì, ma cazzo, ma uccidetelo l'animale, ma è cattiveria. Cioè l'animale è vivo, ma con il collo mezzo rotto, mezzo no. Tu prends un dedans. E se no l'unico condono venga lì. E mo che gli mettono? Condotint. Questo Nivea, Marzo. Questo è quando mi metto io la crema solare al mare. Ansia. Caspo, Marco, Barbaro, Antonio, Bento. E questo è sangue del coso. Questo è il sangue del pollo. No, no, no. Ah, porco Dio, porco Dio! No, questo era già morto, raga, questo era già morto. Era già morto. Sì, sì, sì. Non lo so. Prima di sacrificare la colomba, il cerimoniere le consegna un messaggio da far giungere gli spiriti. È vivo. Attraverso ragazzi, è poco, ma è vivo. È viva. Sono morte. Marzo, sì, ti levo lo schermo. È strano, sì. Scusami. Tolto. Messaggio da far giungere gli spiriti attraverso la sua morte. Va bene.
Federico, preferisco fare una vita di merda, guarda. Cosa che fa... Ah, ragazzi. Ragazzi. Però me lo ricordavo così, eh. Vediamo se possiamo rimettere, così diamo un po' di contesto. Non mi sembra. Sì. Non mi sembra, sì, da qui sì. Sì, da qui sì. Ah, ma solo questa la parte un po'. Allora, qui, come potete vedere, ragazzi, basta bacini. Come potete vedere, adorano questa strana. Ah no, Adam, ma sto scherzando. Adorano questa strana pratica sugli animali. Tanto che anche quella dolcissima colomba è stata a metà sgozzata, così da tenerla in vita. Anzi, no, mi sa che la colomba gli hanno proprio tagliato. No, la mi gola. Sa che è proprio stirata. La colomba, ragazzi, l'hanno sacrificata tagliandogli la gola. E poi il sangue che sgorgava a flusso rapido dalla gola, gliel'hanno cominciato a far colare sulla faccia fino a quando gli hanno ficcato letteralmente la carotide dell'uccello sulle labbra. Marco Grasperi 18. Sì, un po' sul petto ovunque. Adesso Marco, stasera lo facciamo con Gailina. Bentornati. Madonna puttana. Alex, grazie per le altre giftate. Non le ho viste. Scusami. Grazie davvero. Benvenuti a tutti quanti. Ma un animalista di questa roba cosa pensa? Ovviamente male. Gli può piacere già, ma no? Ho capito, però l'animalista molto spesso forza i discorsi sul fatto del mangiare, non sul fatto della religione. Questa è letteralmente religione. Ma Gianmarco, è una cosa talmente recondita, come vai a fare? Cioè, secondo me se vai là e spieghi questa cosa, il giorno dopo la colomba sei tu. Ma... Più fresco il sangue, più energia vitale giungerà allo spirito. Ragazzi, ma questa cosa si è fatto un altro shot passando per le labbra colate di sangue di... Sì, sì. Per rafforzarsi e proteggermi. Io però non riesco a capire come mi sento. Lo spirito ha accolto la preghiera. Potrebbe essere un animale incredibile o una cosa che non c'entra un cazzo. I rovi che il sacerdote usa per pulirmi graffiano la mia pelle. Mi riportano nel momento presente, ricordandomi che non sono qui per giudicare una cultura vecchia millenni, ma per comprendere l'essenza della loro spiritualità. Thomas, ragazzi, trucidati, Sium, Boca, Garo, Bertolani. Spaccare quella giara di terracotta equivale a distruggere per sempre tutte le energie negative che ho accumulato durante la mia vita. Non fargli capire la tua prossima mossa. Cristo di Dio. E questo è come te fanno quelli che ti fermano a via del corso, che ti fanno: oh, ciao, sono appena uscito dalla galera, e cominciano a provare a metterti i braccialetti. L'immortangurello. Billion Jack Thomas, bentornato. Lui è molto diventato stremito, giù Seppina. Lui è molto, e chi molto non lo stremito. Sarebbe? Sì. Mi ha dato in mano un corno che è il corno magico ed è pieno di grasso. Ho tutte le mani impiastrate di grasso, perché dentro è pieno di resti di animali. No, porco Dio, no! Spero che non no, te devi fare. Perché ha malissimo. Devi fare veramente. Porco Dio, il check up.
tu prends le pouvoir de Gambie. Eh, pas faire mal à de moi. À part ça, à part ça. Pas faire mal à moi. J'ai demandé que je ne veux pas faire mal à personne. Io continuo a pensare che la mossa più incredibile che sia quando fa, che puoi fare quando fai questi video sia in, allora cioè ti crei un secondo canale e ci fa, e fai il post a livello proprio di corpo dopo quello, dopo che hai fatto certe cose. Come sei stato? No, ma proprio però, cioè visivo, cioè tipo ecco questa è la mia merda e gli fai vedere la merda, o comunque tipo e fai sapere come sei stato, sì, proprio i vomiti, gli sbratti, proprio quei dei canali schifosi visivi devono essere. Cioè frate, questo non ci credo, io non ci credo che per tutta la roba che ha fatto tipo non ha avuto qualche malattia del sangue per un mese. Una roba del genere. No, tecnicamente no. Ma porco Dio. Dammo, grazie per i 22 follow, grazie per i 28. Devi farlo, Nico, devi farlo per forza. Una volta che ti sottoponi a questo tipo di cerimonie, poi la inizi, la devi finire così come loro ti dicono di fare. Quindi è inutile sapere cosa stai bevendo, tanto lo devi bere. È una live questa, no, boione? Questo è Michael Schumacher Simulator 2024. Ricky, grazie. Ecco che poi è questo. Ricky, grazie per il livello 1. Benvenuto, Pignatta, grazie per i 5. Bah. Questo invece è olio di palma. E questo è Triple H, ragazzi. Allo scopo di sciogliere qualsiasi nodo, qualsiasi ostacolo sul mio cammino. E ovviamente non basta sputarlo sull'albero sacro. Dobbiamo anche berlo. No, che schifo. E questo, ragazzi, è veramente duro da buttare giù. Non ci appoggia la bocca, bro. Olio di palma. Questa è polvere da sparo. Servirà per tenere lontano i miei nemici. Siamo polvere da sparo. Ma ragazzi, comunque lui è vestito tipo boh, una skin di Fall Guys. Non si capisce. Non ci credo, la tifoseria della Lazio ogni volta che un giocatore di colore dall'altra parte prende palla, pazzesco. Però te dica la verità, cioè. E comprava una guardia del corpo. E tu metti ancora di dentro. Metti dentro l'altra, sì, dai. Io merda. Non si dice di colore, si dice nero, è vero, scusate. Pardon. Luca, grazie per i 7. A testa di cazzo, ce l'ho, c'ho paura di usarla. Lo cago. Non chiedetemi come, ma il sacerdote ha trasformato la terra in cenere. Abbiamo fatto pure Jack Nobile questo, devi mangiare tu e poi tutti gli altri. Ma... come se può prendere a mangiare? Tu vas prendre ce que tu vas manger. Tu vas finir tout. Les autres. Et tout le monde va manger. Bisogna mettere dalla bouche. Oui, mettez ça dans la bouche. Speravo che Agostan stesse scherzando, ma invece era serissimo. Mangiandolo mi avrebbe dato il potere di fare del bene con le mie parole ed essere ascoltato. Quel potere però è troppo grande per non lo so. E così lo devo condividere con chi mi ha accompagnato in questa cerimonia, i saggi del villaggio. Ma ecco, non pensavo di condividerlo proprio così. Questo c'aveva un cazzo durissimo, c'aveva. ragazzi, allora abbiamo un problema che secondo me va oltre la tipa che ti le... A parte lui che è Shaquille O'Neal, cioè ragazzi dai, ve ne prego il Dio. È uguale, è questo che vabbè c'ha la fronte, che non lo so, che gli ha appena scoperto. Belle uguale. Patrick Ebra. No, fratello, il neocortex di Crash. Sì, ma ragazzi abbiamo un problema più grande, che nell'andare a mangiare la polvere, secondo me
come la polvere gli si è accatastata sopra in maniera un po' strana. Molto strana, perché lo vedo proprio preciso, che qui si ferma. Sì, sì, dei baffi un po' carini. Proprio rettangolare. Madonna, e mentirei se mi dicessi che non sono provato e che riesco a comprendere ed apprezzare tutti i passaggi di questa cerimonia. Ma una cosa è certa. Forse proprio la parte che può sembrare più brutale, cioè il sacrificio degli animali, mi fa dubitare su chi sia più civilizzato tra noi che non sappiamo nemmeno cosa vuol dire mangiare un altro essere vivente, perché lo percepiamo solo come un prodotto confezionato su uno scaffale dei supermercati. O loro, che oltre a celebrare il suo sacrificio e ringraziarlo per creare una connessione con gli spiriti, lo mangiano insieme, rendendo sacro ogni morso dell'animale ucciso. La cerimonia è finita, ritorniamo al villaggio. Ora sarò protetto per sempre dagli spiriti del voodoo. Boom, tsunami. Il giorno dopo, morti tutta la popolazione dei civili. Piazza Duomo dopo la vittoria dell'Inter. Il sacerdote mi onora con un'ultima preghiera tutti insieme nella sua capanna. E dopo aver condiviso una giornata così intensa insieme, voglio fargli la domanda che più mi sta a cuore. Eccola, è lei. Ti piacciono le palle? Non penso sia quella, Marzo. È un voodoo che ti porterà molta felicità, perché ora hai tanti spiriti che ti proteggono. Quindi non prenderlo sotto gamba, è un voodoo con un enorme potere. Cosa più importante, amare la nostra terra come fosse un nostro fratello. Questa è la cosa più importante. Merci, merci chef. Il voodoo è forse la religione più fraintesa al mondo. Per queste persone è uno stile di vita completo, che include cultura, filosofia, lingua, ma anche arte, danza, musica e medicina. So bene di avervi mostrato immagini forti. No, no, no! Ed è facile ridursi a descriverle come schifose, ingiuste o selvagge. Per un momento ammetto che... Marco di Gesù Cristo! Cosa che ho imparato... Sì, ma è proprio il discorso, si leva lo schermo, ma si fa sentire. Vabbè, finito. Stato di un po' fedenti, l'ho fatto anch'io. Ma poi ho pensato, se c'è una cosa che ho imparato viaggiando è che so molto poco. E quel poco che so è solo frutto della mia cultura, delle mie esperienze e del mio punto di vista. E se voglio davvero conoscere il mondo e scoprire nuovi indizi per la ricetta della felicità, devo trovare il coraggio di mettere in discussione quel punto di vista. Quindi la mia responsabilità è quella di mostrarvi il mondo per come lo vedo, per come esiste, senza giudizio, ma con comprensione e apertura ad altre idee. Altre idee riguardanti la religione, altre idee riguardanti Dio e altre idee su come interpretare e vivere questo breve periodo che ci è concesso sulla Terra. Ed è per questo che ho ucciso Kailina stanotte. Senza dubbio, una delle avventure più incredibili della mia vita. Peccato che non sono riuscito ad utilizzare il nuovo video VPN. Partirà in automatico una live nella quale vi racconterò tutti gli aneddoti dietro. È vero, faceva sempre così lui. Non muovetevi da lì. So bene però che i più attenti di voi si staranno chiedendo che fine ha fatto l'abito tradizionale beninese che ti ha regalato. Vabbè, qui c'è l'outro.